Allora, salve ragazzi, con questo tutorial guardiamo di creare un dado e un tappo di nuovo. Come vedete qua. Molto semplicemente, molto velocemente. Ok, facciamo su file nuovo, creiamo il nostro cubo, lo suddividiamo, ok? 3, 3 e 3, e gli diciamo di filettarlo, ok? Diminuiamo il raggio del filettone, ok? Dobbiamo andare sui 20 all'incirca, e riduciamo anche la suddivisione, lo mettiamo a 3. Molto bene, lo rendiamo editabile. Andremo sulla selezione poligoni e cominciamo a selezionare col tasto Shift. Naturalmente potete selezionare più poligoni. Ok, velocemente faccio così, seleziono solamente due facce, dopo voi farete tutte le altre, usando poi tutti i numeri fino al 6. A questo punto, avendo selezionato i nostri poligoni, tasto destro. Andiamo su estrudi internamente e faremo una piccola estrusione interna. Arrivare a 5, mettiamo un numero pari 5. Abbiamo di preservare il gruppo, ok? E metteremo e faremo sempre il tasto destro, sempre con i nostri cosi selezionati, metteremo. Gli diremo di estrudere internamente, estruderemo internamente i nostri quadrati che andremo a sul 5 meno 5 in negativo perché è all'interno l'estrusione. Infatti, se facciamo una preview, vedremo le nostre cose anche fin troppo. Metteremo anche un 4. Dopo vedrete. Molto bene, a questo punto riapplicheremo un hypernurbs, inseriremo il nostro cubo e vedremo che abbiamo trasformato i nostri cerchi in. Ok? Molto bene. A questo punto selezionato il nostro cubo, gli daremo un colore al cubo esterno e faremo un selection per i nostri cosi, però ricordiamoci in selezione di attivare group selection, così prenderà il colore tutta la selezione anche la rientranza. Molto bene, gli diremo ancora set selection, diamo i nostri, così gli daremo un nostro texture o colore ai nostri fori. Ok, file, shader, come tunnel, ok, daremo questa volta un colore al cubo blu e rosso ai nostri fori con la nostra selezione che abbiamo fatto prima, e svola, il nostro cubo è fatto, il nostro dato trattore. Molto bene, andremo su disco. Creiamo un disco, gli daremo una selezione, un segmento di 3 e una rotazione segmenti di 3, di 63, perché così è già un numero che noi possiamo usare per fare le nostre rientranze. Molto semplicemente lo rendiamo editabile, ok? Andremo su Ledge Selection, Loop Selection e andremo a selezionare il cerchio esterno. Potete fare anche una vista frontale, troppo, quello che volete. Ok. A questo punto gli diremo di estrudere, estrudi, e gli diremo un valore, qua nella nostra posizione, di 0,87 e un valore nella Y negativo meno 50.
E diremo che avrà fatto una specie di budino. A questo punto gli diremo la parte sempre sotto di la regoleremo, la scaleremo fino a farla diventare un cilindro, presso a poco. Possiamo visualizzare anche con le altre nostre viste. Se è stato un po' troppo, lo allargheremo anche in questo modo qua. A questo punto, nella nostra vista frontale, prospettica, scusate, se faremo la selezione dei vertici, dei punti, andremo su il coltellino, andiamo su selezione, struttura, che non mi ricordo mai, dov'è? Knife, questo qua, ok? Andremo a tracciare gli diremo prima cosa nelle opzioni fare loop selection, ok? In modo che potremo, allora uno lo possiamo mettere qua e un altro lo possiamo mettere qua. Molto bene. A questo punto in selezione poligoni, ok, sceglieremo due, uno, due, e fare tutta la circonferenza del nostro tappo. Adesso sto mica lì a farvi vedere tutto. 1, 2, ok. Fatto questo, faremo un'estrusione interna, estrudi. Quindi potremmo dire andare a meno 9, ok, in questo modo. Selezione, sempre poligoni, cancelleremo quelle che sono le parti rimanenti. Le parti rimanenti. Queste perché ci danno fastidio. Ok, voi fate conto che avrete fatto poi tutta la circonferenza del nostro cilindro. Molto bene, a questo punto noi faremo applicare un hyperlapse, mettiamo dentro il nostro disco e voilà, avremo perfettamente il nostro tappo modello. Avremo il nostro tappo modellato, cui potremo applicare un colore e tutto il resto. Una cosa ancora, magari deselezionando gli hyperloops, facciamo una vista superiore, loop selection, edge, selezioneremo questo cerchio, ok, attiviamo il nostro hyperloops, eliremo una bombatura leggermente verso l'alto, andando a renderlo un po' più pompato. Guardiamo un attimino, ecco fatto. Il nostro tappo è sprontino. Dopo potrete selezionare sempre la parte inferiore, poterlo allargare un attimino. Vediamo un po' come fare. Ok, sempre in vista, sempre loop selection, edge mode, ok? Selezioneremo questo, la parte inferiore, a quale noi potremo dirgli di allargarsi, ok, la scaliamo e possiamo dirgli di poterla allargare e dargli la forma un po' più bombata, ok, eventualmente sempre quella parte sotto alzarla per ridurre quella che è l'estensione. Dargli la forma un po' più del tappo. Va bene? Ok, ragazzi, per il momento è tutto. Alla prossima.